Lo sapevamo che era tanto, è sempre stato tanto, l'ho sempre saputo che era tanto. Sarebbe finalmente ora che li togliessero. Si parla di un meno 40%. Meno 40% solo? Poco è! Siamo d'accordo, se fossero di più sarebbe anche meglio. Rifiuto di parlare. Secondo me lei non ha il vitalizio ogni mese. Il vitalizio non lo conosco. Lei deve venire puntuale a lavorare. Sempre, tutte le mattine. Quando c'è politica io cambio. Poco, poco. Sono tutti ladri, devono andare a casa tutti. Ah, ma loro sono già a casa, però prendono appunto il vitalizio. Sono ladri, bisogna mandarli a casa senza soldi. Cosa dice? Dalle casse dello Stato escono più di 100.000 euro per pagare i 28 ex parlamentari vicentini. Ma io penso che se li meritano è giusto darli, altrimenti li togliamo.